Colgo l'occasione per condividere alcune attività del Dipartimento di Scienze Economiche per la collaborazione con il gruppo, prima di introdurre veramente alcuni dei nostri progetti. Come vedete, il nostro Dipartimento, e in particolare i suoi membri, riferisco a Michela Sironi, Silvana Maelle, al Collegio Antonio Ricciuti, anche al sottoscritto, è stato molto attivo nel fondare questa associazione degli economisti dello sviluppo italiana. È curioso che se ci fosse una situazione di riferimento, quindi dal 2012 adesso esiste, e quindi siamo direttamente coinvolti nelle attività nel cercare di sviluppare questa associazione degli economisti dello sviluppo, e speriamo di seguire il nostro mandato. C'è uno dei nostri colleghi, Ricciuti, è anche coinvolto e sarà il prossimo presidente dell'Associazione Italiana per lo Studio dei Sistemi Economici Comparati, e quindi dice che conosce in posizione, per cui diciamo, c'è questa attività istituzionale molto intensa. Il nostro dipartimento è stato il promotore questa Summer School in Development Economics, devo dire uno dei fiori all'occhiello del nostro dottorato internazionale. Che è già la quinta edizione, è stata fatta in collaborazione anche con il GRED, che è il Bureau for the Research of Economic Analysis and Development dell'Università di Harvard, nei primi due anni è stata svolta a Canazei, e il terzo anno invece è stata spostata ad Ascea nel sud Italia, proprio per cercare di tenere viva la questione meridionale, quindi in certo senso per interpretare in modo ampio la questione generale del nord e sud del mondo. Poi per ricordare a Canazei, e quest'anno sarà di nuovo ad Ascea, questo è un programma, questo per dare un'idea che veramente dei temi che vengono trattati riguarda l'agricoltura e il problema dei microplastici in India, il welfare state, altri aspetti di programmi sociali, HIV prevention in Lesotho, benessere e resilienza, per esempio la nuova frontiera per lo sviluppo, altri temi che riguardano l'area industriale, altri temi in Cambogia, insomma dei temi veramente generali, e speriamo che questa scuola possa formare i futuri economisti dello sviluppo, non solo italiani ma soprattutto anche internazionali, perché riceviamo 150 domande l'anno, c'è una selezione molto, molto rigorosa, e speriamo che questa scuola possa diventare non solo un fiore all'occhiello della nostra università, ma proprio un bene pubblico a livello europeo, dove diverse università europee investono proprio per cercare di migliorare questo prodotto formativo. Un altro aspetto proprio legato al nostro dottorato internazionale, per cui anche noi abbiamo degli accordi con altre università, per cui nell'ambito del nostro dottorato, anche con l'Università Nazionale di Bogotà, in Colombia per esempio, in Brasile e anche in alcune università della Palestina. Alcuni dei progetti più recenti, perché ne abbiamo altri, riguardano dei grandi progetti. Dei grandi progetti, non grandi come il MOSE, ma funzione si tratta di aree di sviluppo, per esempio di centinaia di ettari per quanto riguarda un'area industriale nella West Bank, nella zona di Jenin, proprio molto vicino al confine. Potete immaginare la rilevanza strategica di quest'area, e anche perché è collegata al porto di Haifa. Il porto di Haifa è molto vicino al porto di Accra, che era il porto di approdo di Marco Polo quando diciamo ha aperto la via della seta. Quindi ha veramente un progetto ambizioso, perché cercava tra i suoi obiettivi quello di riaprire la via della seta, naturalmente data l'instabilità politica, insomma il progetto rimane un progetto che è fattibile dal punto di vista economico, un po' meno dal punto di vista diciamo della stabilità politica del luogo, anche
se c'è grande interesse da parte della comunità internazionale e da parte della controparte israeliana e da parte anche italiana, dove credo che uno dei problemi poi legati alla nostra capacità di rendere operativi questi grandi progetti sta proprio nel fatto di non avere un interlocutore istituzionale all'interno della cooperazione, all'interno del Ministero, perché l'Italia vanta l'agenzia per lo spazio, ma non un'agenzia per lo sviluppo, così come la troviamo quasi tutti i paesi sviluppati. Quindi cerchiamo di lavorare anche per portare questo sviluppo istituzionale, altrimenti per questi progetti noi riusciamo a fare l'analisi di fattibilità economica. Sono progetti che chiedono centinaia di milioni di investimenti, sono progetti di tipo sostenibile, anche dal punto di vista energetico, forse penso che l'ingegnere che ha introdotto i nostri lavori abbia parlato di questi aspetti. Quindi questo progetto industriale ha l'obiettivo di essere sostenibile, perché altrimenti è sotto la minaccia continua di Israele, che controlla naturalmente sia l'accesso all'acqua che l'accesso alle fonti energetiche, per cui era molto importante che quel progetto fosse totalmente autonomo. Quindi vediamo se ora ci sono delle condizioni, diciamo, più ospitali per questo progetto, e vedremo come portarlo avanti. Questa esperienza è servita anche per diciamo, proporre un progetto simile per l'area del Kurdistan, la nord di Baghdad, il Tigre, in un'area invece che è estremamente stabile dal punto di vista politico. La società kurda è formata prevalentemente da ragazzi molto giovani e oltretutto con un elevato livello di istruzione. Mancano però di qualsiasi tipo di infrastruttura, ecco, per cui questa proposta progettuale risponde veramente alla domanda di sviluppo che viene dal Kurdistan iracheno. Il leader di questo progetto è Michela Sironi e è stato in parte finanziato dal polo di Vicenza e quindi dall'industriale di Vicenza, che sono forse un pochino più attenti dei nostri industriali. È stato ricevuto, diciamo, molto bene anche a livello dell'ambasciata irachena in Italia. Il progetto è stato presentato recentemente alla Camera dei Deputati, i quali per cui stiamo cercando di dare concretezza anche a questa iniziativa, anche a questa area di molti eteri, dove noi pensiamo di dare veramente un'opportunità di delocalizzazione per le imprese, soprattutto del Veneto, dove noi riteniamo che delocalizzare all'interno di un distretto è molto più facile che non delocalizzare da soli. Quindi questa è un'idea, diciamo, di sviluppo che piace molto, speriamo che quindi creare le condizioni proprio per attrarre risorse umane, risorse finanziarie, risorse industriali in tempi brevi, e di dare l'opportunità di sviluppo anche alle nostre imprese. Vorrei parlare anche non solo di imprese, ma anche di alcuni progetti che portiamo avanti nell'ambito di un programma di ricerca, per cui il nostro dipartimento ha ricevuto anche riconoscimento da parte dell'UNICEF, come testimone dell'UNICEF, proprio per l'enfasi sulla ricerca sulle condizioni dei bambini. Quindi è un gruppo di ricercatori che proprio volontario, che si occupa dei problemi di povertà dei bambini. Sappiamo che quello che cerchiamo di fare è di identificare il livello di benessere dei bambini, perché oggi si stima la povertà dei bambini in termini della proporzione di famiglie con bambini che sono di sotto il livello della povertà. Noi cerchiamo invece di capire le situazioni dove si possono trovare dei bambini poveri anche tra le famiglie ricche e dei bambini ricchi anche tra le famiglie poveri. Quindi si tratta di andare a
capire di entrare nella scatola nera della famiglia e cercare di capire quali sono le situazioni reali di vita dei bambini. Naturalmente fare questo è molto ambizioso e riuscire a capire che cosa succede intorno alla famiglia vuol dire capire come vengono distribuite le risorse all'interno della famiglia, quali sono i rapporti di potere, non solo tra i di genere, ma anche tra le generazioni, cioè tra gli adulti e i bambini. Abbiamo applicato questo tipo di esperienze al caso, per esempio, dell'Albania, dove abbiamo trovato molto interessanti gli aspetti legati alla migrazione, a quelli delle rimesse, ma soprattutto anche alla condizione della donna in una famiglia che è tornata ad essere patriarcale e che da cui dipendono poi le sorti dei bambini. E ci sono molti bambini lasciati indietro a causa della migrazione, queste sono situazioni estremamente interessanti. Noi abbiamo, questo forse per condividere alcuni dei nostri interessi con gli interessi di altri colleghi che hanno presentato in precedenza, per esempio nel caso del tabagismo, ecco, noi abbiamo lavorato sulla dipendenza del CAT, degli effetti del consumo di questa droga, diciamo, perché viene consumata solamente dagli esseri uomini e quindi ciò che viene percepito come bene privato da chi la consuma diventa un male pubblico, perché così come ci sono gli uomini che si pagano il salario, così ci sono anche gli uomini che in un certo senso si masticano il salario e quindi consumano tutte le risorse, non ce ne sono più per noi, soprattutto per i bambini che non hanno poi l'opportunità di poter essere educati. Un altro progetto riguarda il lavoro minorile, per esempio in Nepal, un altro ancora un approccio legato all'economia familiare in Somalia, dove noi studiamo non solo la distribuzione all'interno della famiglia ma anche tra le famiglie. La Colombia è un altro dei nostri paesi di interesse, dove abbiamo lavorato sulla valutazione di impatto delle politiche, sul livello di benessere delle popolazioni ad ogni livello. Ecco, e chiuderei menzionando il progetto che di risparmio, diciamo, risparmiamo un intervento, il progetto, un altro dei nostri progetti che è seguito dal professor Ciuti e da Italia Tevarca, riguarda un aspetto che viene spesso trascurato per quanto riguarda i problemi dello sviluppo e anche la soluzione dei problemi quando si va sul campo, ed è l'aspetto istituzionale, per esempio legato all'assegnazione dei diritti di proprietà. I colleghi stanno studiando questi aspetti dell'Africa subsahariana e alcune delle relazioni con alcuni aspetti geografici e storici, e soprattutto nell'ambito più generale di un approccio istituzionale. Ultima comunicazione è che ci stiamo dando da fare nel nostro piccolo per organizzare, per dare un po' forse conseguenza proprio a questa prima iniziativa, per cercare di offrire l'opportunità della formazione internazionale di aprirla a tutti i dibattiti, no? Ma anche di aprirla alle associazioni della nostra città, che particolarmente ricca di istituzioni cattoliche che sono impegnate da secoli nel sud del mondo. Quindi vorremmo riunire tutte intorno ad un tavolo e cercare di fare questa proposta collettiva anche con altre istituzioni come l'Istituto Chinese Institute Tempe di Arte in India. Devo dire che è un'istituzione da cui noi economisti abbiamo molto da imparare, ecco, di grande efficacia. Accade che abbia anche un chapter qui a Verona, quindi diciamo una di quelle situazioni benedette per cui, diciamo, secondo me potremmo cogliere un'ottima occasione per prendere dal punto di vista anche istituzionale e portare all'interno della nostra istituzione queste esperienze sul campo. Il tema verrebbe un po' così raccolto questo tema anche molto ambizioso, la donna sociale nel mondo, formazione internazionale,
capitale filantropico e business sociale, perché sappiamo che la comunità dei bonus in futuro non sarà più così generosa e quindi sarà importante che queste iniziative, questi progetti si alimentino da soli, imparare a business sociale, vuol dire imparare ad attivare le risorse per poter risolvere questi problemi e questo, diciamo, in questi ambiti meravigliosi che siamo riusciti a mettere insieme inaspettatamente, devo dire, anche nel nostro Ateneo, che in passato è stato abbastanza freddino di fronte a questo. Quindi ringrazio.